Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Ben trovati con il caffè di TRG. Oggi è mercoledì e dedichiamo questo appuntamento alle nostre tasche, a quei consigli che cerchiamo di fornirvi con gli esperti, e anche questa mattina quindi do il benvenuto a Federconsumatori e Alessandro Petruzzi. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Petruzzi, grazie per essere con noi. Buongiorno. Noi raccogliamo un po' quelle che sono anche le richieste che vengono dal nostro pubblico, perché attraverso il numero WhatsApp, che vi lo ricordo, 331 133 08, vi chiediamo se c'è qualche argomento, qualche tematica che vi possa interessare. E allora, Alessandro Petruzzi, una tematica che certamente interessa i nostri telespettatori è quella delle truffe. Anche questa mattina sul giornale ne abbiamo lette diverse, di varia natura. Intanto, che cosa possiamo dire ai nostri telespettatori prima dello spot che poi lanciamo? Che bisogna fare molta attenzione e verificare da dove arriva la richiesta in SMS, mail, e soprattutto non aprire le mail o gli SMS di. Ecco, allora restate con noi, fate attenzione, c'è uno spot e poi torniamo in diretta. Top Life dal 1990, centro e produzione materassi. Ora è anche centro del divano in un nuovo e unico punto vendita a Gubbio in via Pitagora 20. Lieve, Misia, Rugiada, Viva. Benessere per te e per l'ambiente. Solo da Consauto è in regalo la card soccorso stradale con ogni revisione. Eccoci di nuovo, Alessandro Petruzzi, Federconsumatori. Anche questa mattina sui giornali si parlava principalmente di due truffe. La prima, i danni di una giovane a San Giustino. Compra uno smartphone di ultima generazione, 650 euro, ma lo smartphone non arriva. Altra truffa ai danni invece di una signora di Perugia, da parte di un presunto broker finanziario: fa investire 2000 euro, troverai una rendita, avrai una rendita di 400 euro al mese, ma la rendita ovviamente non esiste. Questo che cosa ci dice, Alessandro? Perché si cade così di frequente nelle truffe e come possono essere suddivise? Ci sono truffe di varia natura, immagino. Sì, buongiorno nuovamente. È stata una, diciamo così, un'esplosione di crimini informatici negli ultimi due anni. Le motivazioni sono diverse. Diciamo, la prima, abbiamo avuto un periodo di isolamento, parziale isolamento o comunque di molta attenzione per tutti nell'accedere a luoghi dove si possono fare incontri che ci potevano portare al contagio. Sono state fatte delle restrizioni, penso all'accesso in banca, penso all'accesso agli sportelli o agli uffici pubblici, e quindi si è giustamente fatto ricorso ai sistemi informatici, alla mail, alla PEC, alla posta elettronica certificata, all'utilizzo dei pagamenti telematici anche con il telefonino. Basti pensare che oggi con il telefono si può pagare al supermercato, si può pagare in farmacia, si può pagare l'ingresso in autostrada, in alcuni casi agli spettacoli. Quindi la crescita dell'utilizzo del sistema di pagamento, dell'utilizzo del sistema informatico, e la difficoltà e anche il giusto isolamento o comunque la giusta attenzione a non frequentare troppo i luoghi a rischio, hanno portato ad aprire uno spazio incredibile per i truffatori e i criminali. E qui le questioni sono in aumento, purtroppo. Dicevamo prima che in questi giorni, in queste ore, la stessa INPS
ha emesso e ha fatto conoscere un vademecum dove mette, cioè lo invita a fare molta attenzione a dei SMS, a delle mail o comunque a dei messaggi anche su WhatsApp, dove ti dicono hai diritto a un bonus, hai diritto ad un rimborso, e in questo periodo di difficoltà economiche e di discussione molto ampia ma poco documentata sui bonus, gli aiuti per la pandemia, per le bollette, è facile che chi riceve questo messaggio, giustamente, apra il link. Pericolosissimo, non aprire mai link o SMS, che provengono da qualunque fonte, perché nessun istituto di credito, nessuna banca o l'agenzia delle entrate addirittura inviano, richieste di questo tipo. Quindi fare molta attenzione. Vengono divise le truffe, sì, c'è la truffa, diciamo così, che più che una truffa è anche un incauto acquisto, perché negli acquisti online bisogna fare molta attenzione sul pagamento, sulla provenienza e la sede legale di chi ci vende, e chi ci offre, il prodotto. L'altra cosa invece sono le richieste. E gli alert che per esempio in queste ore sono arrivati a tantissimi. Chi ha un conto corrente, chi ha la possibilità di avere il rapporto con la propria banca, con la propria finanziaria, con i sistemi informatici, ha ricevuto un avviso di questo tipo. C'è stato un tentativo di intrusione presso la tua banca, presso il tuo conto corrente, presso il tuo deposito titoli, e ti preghiamo di aprire il link e confermare quei dati. Ecco, sono estremamente convincenti questi messaggi, però va detto, che arrivano sia come SMS sia come mail. A volte Diciamo hanno così. proprio anche i loghi, no, dell'istituto bancario o delle poste, insomma. Quindi come riusciamo Diciamo però che a non sono distinguerli? dilettanti chi li fa. Chi li costruisce non sono dilettanti, sono organizzazioni purtroppo molto preparate, molto anche professionalizzate, perché dietro ci stanno sistemi che svuotano interi conti correnti. È notizia di questi giorni che la Polizia Postale e le forze dell'ordine e la Procura di Perugia hanno tratto in arresto, se non ricordo male, 11 persone, perché proprio con questo sistema ti invitavano ad aprire il link, e lì il rischio era ancora superiore, perché bastava aprire, non solo non era necessario dare la conferma dei propri dati, ma bastava aprire il link, introducevano diciamo così, un sistema che svuotava tutti i dati del telefono, e con quelli poi hanno avuto accesso ai conti correnti e li hanno svuotati. Qui fare molta attenzione, perché appunto la bravura di queste organizzazioni criminali sta anche nel fatto che hanno il numero di telefono, ti telefonano prima, una voce molto convincente, ti annuncia che c'è stato appunto questo tentativo, e che arriverà una mail o un SMS per vedere. Un altro sistema molto attivo in queste ore, siccome si parla di, prima si parlava di ripartenza dei pagamenti presso l'Agenzia delle Entrate, l'ex Equitalia, cioè le cartelle, le cosiddette cartelle esattoriali. In queste ore si parla di una possibile rateizzazione o pace fiscale, e anche qui si è immediatamente infilata la malavita, e proprio ieri, in questi giorni, i nostri associati, ma non solo, ci telefonano e ci dicono: ma io ho ricevuto un SMS che mi dice che per motivi contabili devo telefonare a questo numero o rispondere a questo SMS o aprire questo link per comunicazioni che mi riguardano. È evidente che chi o aspetta dei rimborsi o chi ha dei sospesi per una multa, per una rata che non ha pagato con la finanziaria, viene spontaneo cliccare ad aprire. Di nuovo portano via i dati. Quindi mai dall'SMS o dalla mail aprire il rimando a un link, perché di sicuro c'è il tentativo di truffa. Ci si può Ecco, difendere? Prego. sì, no, la mia domanda è, ecco, sia come ci si difende, ma anche qualora
abboccarsi, perché poi di questo si tratta, non a caso il termine utilizzato per questo tipo di truffe è anche il phishing, mettono un sito che in realtà poi ti porta su un altro dove acquisiscono dunque tutti i tuoi dati. Qualora io cada in questo tranello, cosa posso fare? Certamente rivolgermi alle autorità, alla polizia postale, ma c'è la possibilità che riesca a riprendere in qualche misura ciò che magari ho perso, ciò che mi è stato sottratto, oppure questo non è più possibile? Allora, la prima cosa è, come giustamente veniva detto, rivolgersi alla polizia postale, perché in quel caso siamo di fronte anche alla, diciamo così, a un dato statistico. La polizia postale, se è un solo caso, diciamo così, anche poi per riavere il mal tolto diventa complicato, perché forse io in buona fede o ingenuamente ho concesso troppe informazioni. Se è seriale, poi eventuali denunce o ricerche della polizia postale dimostrano, con poi addirittura l'arresto e il sequestro dei beni, è evidente che anche la mia richiesta alla banca, alle poste o alla finanziaria diventa più sostenibile, perché c'è un sistema diciamo così collaudato da parte dei truffatori. Forse c'è qualche difetto nel sistema di sicurezza dell'istituto che ha emesso la carta di credito o che comunque mi doveva proteggere, e di solito si arriva a una conciliazione e si recupera. È molto difficile il recupero quando io cittadino ho aperto quella mail e ho concesso i miei dati. E insisto, molto spesso queste cose avvengono non solo con la mail o l'SMS, ma anche telefonicamente, e viene affiancato sia il tentativo di raggiro dal telefono, dall'SMS e dalla mail. Come ci si può proteggere? Per esempio, intanto leggendo attentamente la mail e il dominio che arriva. Qualche mese fa arrivavano massicci messaggi che sembravano in apparenza poste italiane. Se uno leggeva però attentamente il dominio, quindi il mittente, si accorgeva che non era proprio quello delle poste. Dice, ma io devo fare tutti questi controlli? Beh, se uno ha dei rapporti con la carta prepagata con le poste, ci paga la bolletta, ci paga il bollo, non lo so, quello che ha rapporto, un po' di attenzione, basta andare sul sito ufficiale di poste, dell'istituto di credito, del circuito della carta di credito, vedere qual è l'indicazione precisa, e già questo mi permette di valutare. La seconda questione è: nessun istituto serio, nessun ente pubblico invia richieste di documentazione allegati da confermare, se non quello della privacy. Arrivano o per raccomandata o per posta normale gli avvisi i solleciti di pagamento delle bollette o delle fatture, oppure per chi ha i professionisti o le aziende, o oggi anche tantissime persone, gli utenti domestici sulla pelle. In quel caso è opportuno aprire, anche se anche lì bisogna fare attenzione. Ecco, Petruzzi, proprio per essere più dettagliati possibile, non so se magari può fornirci anche qualche dettaglio, cioè per fare degli esempi, le richieste che arrivano dai consumatori, cioè quali sono gli esempi di messaggi o mail che possono arrivare, che sono truffe, che sono giunte dunque alle vostre... Un messaggio che sta arrivando è quello che diciamo, abbiamo detto all'inizio. Stanno arrivando su, e qui c'è a monte anche un utilizzo, diciamo così, e una vendita impropria dei dati sensibili del telefonino, perché quando io ricevo sul mio cellulare un'offerta, per tornare alle offerte truffa, per esempio di una compagnia che mi vuol vendere luce e gas e mi chiede i miei dati del POD o il PDR, la prima domanda che il cittadino si pone: ma come hanno fatto a sapere che il mio numero di cellulare corrisponde a quell'utenza di quell'azienda? Perché ti dicono: lei è cliente di un'azienda famosa della gestione dell'energia elettrica e del gas. Le offriamo di passare a un'altra. La prima domanda che uno si fa: come hanno fatto ad avere il mio numero di cellulare e collegarlo a quello della mia utenza?
perché il mio cellulare si può trovare, si può ricostruire, lo posso aver dato sui social, ma che corrisponde a quello che comprano, c'è un mercato delle cosiddette carte fedeltà, quando io lascio i miei numeri per le carte di fidelizzazione nei grandi centri di distribuzione, c'è purtroppo illegalmente un mercato che viene venduto tutto quell'elenco di numeri di telefono. In quel caso arriva il messaggino sul telefono e dici: guarda che siccome c'è stato un periodo di difficoltà, il tuo reddito o la tua situazione patrimoniale o finanziaria ti permette di avere accesso al bonus. Siccome i bonus vengono dati in questo momento dall'INPS, poi non è vero, nella stragrande maggioranza, se non i bonus ufficiali con la domanda per il congedo parentale, cioè insomma un meccanismo parallelo ma ufficiale e cartaceo, o comunque con la PEC, con i documenti inoltrati dagli istituti, dai CAF, dai commercialisti, quindi non c'è questa richiesta di dati personali e sensibili, il cittadino apre. Ieri mattina mi ha chiamato un signore appunto che aveva delle arretrati con l'Agenzia delle Entrate, con qualche cartella per qualche multa e qualche bolletta non pagata, che ha ricevuto sull'SMS il messaggio. La stiamo contattando ripetutamente per motivi amministrativi che la riguardano. Ci contatti a questo numero di telefono, che è anche qui una beffa, perché quel numero alla prima chiamata ti risponde, alla seconda scompare. È come le telefonate di vendita che riceviamo a casa, no? Ecco, Noi infatti volevo riceviamo arrivare anche proprio a questo, che qui non si tratta un magari sempre di numero. truffa, ma però Esatto. sono comunque sia pressanti. Sì, ma non solo, c'è un'anomalia, no? Cioè, io ricevo quel numero, è visibile, dico, guardi, non mi interessa, oppure mi accorgo che mi stanno tentando un raggiro, provo a richiamare quel numero è inesistente. Qui noi abbiamo, come Associazione Consumatori, segnalato ripetutamente che forse è necessario introdurre una norma di legge che quel numero è visibile quando mi chiama, deve essere anche da parte mia possibile chiamare lì e sapere chi era, perché sennò le famose chiamate inutili, e qui torniamo che ci si può iscrivere, non funziona al 100%, non dà la certezza, ma al Esatto. registro delle opposizioni è comunque utile perché posso comunque ricevere una telefonata non desiderata, posso incappare nel cedere dati sensibili e torniamo al rimborso. Se io sono addirittura iscritto al registro delle opposizioni e sono stato raggirato, anche se un po' per mia ingenuità, è comunque rafforzativo nel chiedere il rimborso a chi doveva garantirmi, o comunque a chi mi garantisce. Anche qui le carte di credito, i sistemi, c'è una, diciamo così, sono garantiti dai sistemi di sicurezza interni delle aziende e dalle assicurazioni che coprono fino a una certa cifra, e se il cittadino non è stato così ingenuo che preso dalla faccio l'affare, tra virgolette, e ha ceduto tutti i propri dati. Allora è un po' complicato, e svuotano conti correnti, eh? Ecco, abbiamo direi fatto un bel quadro per mettervi anche in guardia, insomma, da queste truffe, perché come dicevamo Scusi, sono assolutamente frequenti. Prego. sul sito della Polizia Postale, così come su tanti altri siti, ma mandiamola a quelli anche i nostri, ma insomma, quello certo è Polizia Postale. Sul sito della Polizia Postale ci sono tutte le indicazioni, tutti i facsimili, tutti gli esempi, tutte le notizie. Se uno apre il sito della Polizia Postale, questa mattina, per esempio, trova l'arresto degli 11 che dicevamo ieri prima a Perugia, spiega la Polizia Postale come hanno truffato, come ci si protegge, e per poi non parlare dei problemi di sicurezza in rete per la pedopornografia che, come è nota anche in queste ore, purtroppo anche nella nostra regione e nel resto d'Italia, hanno colpito pesantemente, ma ha colpito anche le forze dell'ordine e la polizia postale. Quindi un sito molto affidabile, unico, il più affidabile, Polizia Postale, tutte le indicazioni per essere aiutati.
Ecco, grazie, grazie allora ad Alessandro Petruzzi per questo quadro, grazie a Federconsumatori. Noi vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp al quale potete inviarci domande, richieste, così magari anche qualche spunto di riflessione, ne potremo parlare nei prossimi appuntamenti del caffè. Il numero WhatsApp, dicevo, è il 331-133-0800, 331-133-0800, insomma scriveteci se riusciremo, risponderemo direttamente noi, altrimenti dottor Petruzzi, ci gireremo le domande direttamente a lei. Grazie ancora una volta per la sua disponibilità, grazie a voi che ci avete seguito. Qui si chiude il TG Mattino e il nostro appuntamento con il caffè. Vi ricordo che l'informazione serale di TRG torna a partire dalle 19:30. Grazie ancora e a tutti voi una buona giornata. Ma cosa hai messo nel caffè? Che ho bevuto su da te, c'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, che l'amore che non c'era adesso c'è. Narariraia.